Un monaco condannato a morte. Non pate. Una leggenda diabolica. Un misterioso manoscritto. È un'opera assolutamente straordinaria e unica nel suo genere. Un patto di mezzanotte con il diavolo. Si preoccupavano molto di più del diavolo che dell'approvazione di Dio. Una storia di guerre sanguinose, segreti e sacri esorcismi. Sinistra, bizzarra, inspiegabile. Fino ad oggi. Ora un'equipe di ricercatori sta per scoprire i segreti di un mistero medievale e svelare la vera storia della temuta e favoleggiata Bibbia del Diavolo. Il Codex Gigas, che in latino significa enorme libro, è il più grande manoscritto medievale esistente. Un tempo considerato l'ottava meraviglia del mondo, è alto quasi un metro e pesa circa 75 kg. Al suo interno, oltre alla Bibbia, sono raccolte storie antiche, cure medicamentose e formule magiche. Contiene una combinazione di testi unica al mondo. È davvero uno degli oggetti più peculiari, strani, inquietanti, affascinanti, enormi e inspiegabili che siano mai esistiti. Ma questo libro è molto di più. Il codice esercita un fascino quasi soprannaturale, ambito dai potenti, rubato come bottino di guerra, tenuto nascosto da un imperatore del Sacro Romano Impero. Nel corso della sua storia, il manoscritto ha ispirato timore e la brama di possederlo. Oggi, il magnetismo di questo libro è più forte che mai. Sebbene si trovi permanentemente in Svezia, nel 2007, per la prima volta in quasi 400 anni, il codice è tornato nel suo luogo d'origine, la Repubblica Ceca. Sono accorsi in migliaia per vederlo. L'evento ha fatto notizia in tutto il mondo. Sono pochi i libri in grado di suscitare un tale interesse. Chiunque abbia la possibilità di vederlo dal vivo non può fare a meno di notare che questo libro emana un senso di potere. E dietro a tutto questo c'è una forza diabolica. Una figura sinistra. Satana. Il codice vanta un ritratto a piena pagina del diavolo. Nessun'altra Bibbia al mondo contiene una rappresentazione del male di queste dimensioni. Nessuno sa chi l'abbia creata o perché sia lì. È un'immagine insolita e alquanto inquietante. È indimenticabile, forse la cosa è intenzionale. E c'è di più. Delle ombre non dipinte avvolgono inspiegabilmente solo le pagine attorno al ritratto satanico. E questo codice è l'unico libro in cui, accanto al Vecchio e al Nuovo Testamento, figurano violente parole di scongiuro e sacre formule di esorcismo contro il demonio. Sebbene non si conosca la sua datazione precisa, nel libro viene citata una probabile data di ultimazione, il 1230. Da allora, per 8 secoli, due domande fondamentali hanno continuato ad aleggiare sul codice. Chi lo ha creato? E perché? La calligrafia del manoscritto è sorprendentemente uniforme. È l'opera di una squadra di scribi o di un unico autore? In genere, i codici venivano scritti da individui diversi che lavoravano insieme. Ma questo sembra che sia stato realizzato da un unico scriba. Ma l'ipotesi che il codice sia opera di una sola persona pone un problema ancora maggiore: il tempo. Ultimare un libro di tali dimensioni avrebbe richiesto decenni, nei quali un unico scriba sarebbe invecchiato, con una conseguente perdita della vista e delle capacità di coordinazione. Tuttavia,
Pagina dopo pagina il codice appare perfetto e gli studiosi non hanno riscontrato eventuali errori o omissioni. Chi può aver portato a termine un compito così straordinario? Gli studiosi credono che il manoscritto contenga gli indizi per svelare chi sia il suo misterioso artefice o artefici. Ma secoli fa, i primi scopritori del codice inventano un'affascinante leggenda. Il manoscritto era stato realizzato da un monaco condannato a morte che aveva venduto l'anima al diavolo. ...1230. Questa storia inizia in un remoto monastero della Boemia. In una misera cella, un monaco implora che gli venga risparmiata la vita. È in pericolo di morte. Il suo peccato ha infranto la sacra regola monastica ed è così offensivo che viene tenuto segreto. È un benedettino. Detti i monaci neri, le loro lugubri vesti simboleggiano il distacco dal mondo terreno. Fanno voto di povertà, castità, obbedienza e si sottopongono a durissimi sacrifici fisici: il cilicio infestato di pulci, il digiuno, la privazione del sonno e l'autoflagellazione. Ma i deboli cedono alle tentazioni dell'avidità, dell'invidia e delle deviazioni sessuali. Le punizioni sono estreme: segregazione in cella, morte d'inedia, scomunica. O peggio. In qualche angolo del monastero, gli anziani decidono se il monaco peccatore debba vivere o morire. La decisione è terribile. Domani, a quest'ora, il monaco sarà condannato a una morte lenta. Mattone dopo mattone verrà murato vivo. L'uomo teme la tortura che lo attende. Non pate, noli neo sacra scriptura. Ma ha un'ispirazione divina. Promette l'impossibile, si dedicherà alla trascrizione di un enorme volume, il più grande libro del suo tempo, che conterrà la Bibbia e tutto il sapere umano, e darà lustro al suo monastero per sempre. E per dare prova della sua penitenza, porterà a termine quest'opera colossale in una sola notte. Gli anziani lo scherniscono, ma il monaco insiste. Così acconsentono a lasciarlo provare. Ma la loro decisione è ferma. Se al mattino il libro non sarà finito, lo attenderà la morte. Pagina dopo pagina, il monaco scrive finché non sente la mano intorpidirsi. Ma a mezzanotte la morte incombe su di lui. Non finirà mai in tempo. Nella sua ora più buia, stringe un patto sacrilego. Chiede aiuto all'arcangelo caduto, Satana. La leggenda vuole che il demonio abbia risposto alla chiamata del monaco. Così come i Vangeli erano stati guidati dalla mano di Dio, il Codex Gigas era stato guidato da quella del diavolo. Stoccolma, Svezia. Biblioteca Nazionale, attuale dimora del Codex Gigas. L'esposizione prolungata del libro alla luce, al calore e all'umidità causerebbe danni irreparabili, così normalmente è ricoperto da un telo. Fino ad ora. Per la prima volta nella storia, un'equipe internazionale di esperti si propone di svelare i segreti del Codex Gigas. Il noto esperto della Bibbia Christopher de Hamel, il paleografo Michael Gullick, l'esperto di iconografia del diavolo Peter Stanford e la bibliotecaria Anna Volodarsky si sono uniti per uno scopo, analizzando il testo, le illustrazioni e la grafia, affidandosi a moderne tecniche forensi e svolgendo esami sui pigmenti e sulla pergamena, sperano di svelare la vera storia della Bibbia del diavolo. Presso la Biblioteca Nazionale Svedese, Michael Gullick e Anna Volodarsky si preparano a vedere il codice come pochi hanno mai fatto. La biblioteca ha delle regole e delle misure di sicurezza molto severe. Hanno solo qualche giorno a disposizione. Un accesso simile è raro, ma per identificare l'artefice del codice, la squadra deve ricavare delle prove concrete dal libro stesso. Bene, vediamo.
Cosa abbiamo qui sotto? Accidenti. È enorme. Proprio così. Questo manoscritto è veramente straordinario. Sì, già. È quella la parola. I circa 75 kg del codice, il cui dorso è realizzato a mano e misura quasi un metro, sono sostenuti da un robusto supporto. Per prima cosa verrà effettuata un'analisi dei pigmenti. In quanto paleografo ed esperto di documenti e scritture antiche, Michael Gullick vuole iniziare seguendo la pista dell'inchiostro. I monaci erano soliti miscelare i loro inchiostri usando materiali e tecniche specifiche. L'inchiostro del codice potrebbe offrire un indizio di tipo chimico? Miscelare l'inchiostro quotidianamente portava delle normali variazioni nella composizione dei pigmenti. Gli inchiostri medievali si suddividono in due tipi, quelli ottenuti dalle sostanze metalliche e quelli ricavati dagli insetti. Se il manoscritto è stato realizzato da un unico scriba, dovrebbe contenere un solo tipo di inchiostro. Gullick sottopone il codice ai raggi ultravioletti. È in cerca di un bagliore fluorescente. L'inchiostro metallico emette una luce scura, mentre quella irradiata dall'inchiostro derivato dagli insetti è meno intensa. Per lo più il Codex Gigas presenta un inchiostro di colore marrone che non diventa molto fluorescente. Le prove sono chiare. Per tutto il codice è stato usato inchiostro ricavato da insetti. Dato il costante accesso da parte di uno scriba agli stessi materiali, è estremamente improbabile che nel tempo usasse due tipi completamente diversi di inchiostro. La composizione uniforme dell'inchiostro contribuisce a sostenere l'ipotesi di un unico autore. La scoperta è sconcertante. Come può un unico scriba aver portato a termine un lavoro così colossale? Ma le analisi forensi sono appena iniziate. Già. Questo è piuttosto insolito. Man mano che il mistero del Codex Gigas si infittisce, la squadra di esperti è sempre più determinata a scoprire la verità e a rivelare l'identità dell'autore dell'unico libro sacro che sia mai stato attribuito al diavolo in persona. Per comprendere il Codex Gigas, la Bibbia del diavolo, dobbiamo esplorare il mondo che l'ha creato. Prima della scienza, prima dell'illuminismo, l'Alto Medioevo pullula di fenomeni terrificanti, calamità naturali, guerre, malattie mortali. Ovunque regna la superstizione. La gente cade vittima di miti inquietanti. Ricostruire la vera storia del codice contribuisce a far luce su uno dei capitoli più oscuri nella storia dell'umanità. Come altri in quest'epoca turbolenta, coloro che possiedono il libro spesso vanno incontro alla sventura. Il tutto inizia con un monastero segnato dalla sorte e un'epidemia letale. Boemia, fine del XIII secolo. Sono passati vari decenni da quando, secondo la leggenda, un monaco ha venduto la sua anima per scrivere la Bibbia del diavolo. Ora l'enorme libro è rinomato, ma il monastero che lo possiede è sull'orlo del tracollo finanziario. Per evitare il fallimento, l'abate acconsente a vendere il codice a un altro ordine monastico. Possedere un tale libro conferisce status, onore e prestigio. Ironicamente, il manoscritto passa dai benedettini, i monaci neri, ai cosiddetti monaci bianchi. Il Codex Gigas inizia il suo viaggio verso la sua nuova casa, un monastero della città di Sedlec, proprio fuori Praga. I monaci bianchi collocano il famoso codice in un posto d'onore, vicino a un cimitero consacrato con la terra del Golgota, il monte su cui fu crocifisso Gesù. Ma non per molto. La tragedia è in agguato.
i custodi della Bibbia del Diavolo cadono in rovina. Un potente vescovo ordina ai monaci bianchi di riportare il codice nel suo luogo d'origine. Poco dopo, il monastero viene colpito da un'epidemia mortale, la peste bubbonica. La morte nera devasta la regione, uccidendo decine di migliaia di persone. Il cimitero è stracolmo di cadaveri. Ormai, alla fine dell'epidemia, più di 30.000 corpi trasformano il sito in una catacomba. Oggi il monastero è diventato un macabro museo. L'ossario di Sedelec, una delle più famose fosse comuni d'Europa, con sculture e decorazioni fatte di ossa umane, tra cui un lampadario e persino un enorme calice. Un sinistro promemoria del secondo capitolo della storia della Bibbia del Diavolo. A Stoccolma, l'equipe di esperti continua ad indagare sul misterioso autore del codice. La ricerca di indizi conduce direttamente al famoso ritratto del diavolo. Anna Volodarsky e Michael Gullick esaminano la particolare raffigurazione di Satana. Metà uomo e metà mostro cornuto, con un'orribile lingua biforcuta e gli artigli rivolti verso l'alto, vestito di ermellino, spesso usato come simbolo di supremo potere. Chi credeva alla leggenda doveva immaginare che questa bestia si fosse impossessata dell'anima dello scriba condannato. A volte nei codici può capitare di trovare raffigurati volti di demoni o diavoli molto piccoli, ma mai enormi come questo. Le sole dimensioni di questa immagine sarebbero bastate a incutere una sensazione di terrore. Altri dettagli sembrano non avere senso. Chiunque abbia decorato il manoscritto ha inserito questo demone in uno spazio chiuso. Satana non è libero di muoversi nell'inferno, ma si trova come imprigionato. Prima di allora, nessuno aveva mai osato rinchiudere Satana in una cella tutto solo. Lavorando da Londra, anche Peter Stanford, esperto di iconografia del diavolo, contribuirà a far luce su questi dettagli e al momento sta esaminando attentamente la copia digitale del codice. Tradizionalmente, l'immagine medievale del diavolo prevede che quest'ultimo presieda l'inferno. Ma stranamente qui non vediamo niente di tutto ciò. Peter cerca altri indizi riguardo a chi possa aver realizzato un ritratto così insolito. Il modo in cui Satana è raffigurato può rivelarci molte cose, l'epoca in cui viveva lo scriba, la sua formazione culturale e persino la sua psicologia. Nel Medioevo le persone credevano fermamente che la loro vita fosse sottoposta a una minaccia che identificavano con la figura del diavolo. Quindi si preoccupavano molto di più di quest'ultimo che di ricercare l'approvazione di Dio. Il diavolo, per come lo conosciamo noi, ci appare per la prima volta come astuto serpente del giardino dell'Eden, ma le sue origini non sono poi così negative. La parola araba shatan significa semplicemente accusatore e quella ebraica hasatan, avversario. Nell'Antico Testamento, Satana è una sorta di avvocato che presenta a Dio i peccati degli esseri umani. Il Nuovo Testamento ce lo presenta come l'incarnazione del male. Nello spaventoso capitolo finale, il libro dell'Apocalisse, l'identità di Satana è chiara. È l'arcangelo caduto. Un super demone apocalittico, furbo, seduttivo e mortale. Un truffatore malvagio che condanna i peccatori alle fiamme eterne dell'inferno. L'Apocalisse ci dice che la Terra sarà il nuovo teatro di quello scontro tra bene e male che prima aveva avuto luogo in Paradiso. E ormai nel Medioevo Satana ha assunto un nuovo aspetto, adeguato alla sua identità sinistra e preso in prestito dal paganesimo. Il cristianesimo trasforma Pan, dio pagano della fertilità, mezzo uomo e mezzo capro, in un diavolo.
E da allora il diavolo viene raffigurato con quelle che sono le sue caratteristiche convenzionali. In tutte le immagini che lo ritraggono, ci viene presentato come un essere dall'aspetto bestiale. Oltre alle corna e alla pelle squamosa, ha il piede caprino, tipico del dio Pan, che finisce per diventare un elemento negativo, un tratto animalesco. È questo il Satana del Codice, creato da uno o più monaci fortemente influenzati dalla cultura del loro tempo. Chiunque sia l'autore del ritratto si rendeva conto che avrebbe scatenato una tempesta. In epoca medievale, dipingere un demone a pagina intera poteva essere provocatorio, persino pericoloso. In quell'epoca c'era un preconcetto riguardo all'immaginazione delle persone. Se qualcuno pensava o faceva cose che erano diverse dalla norma, non poteva essere stato lui ad averle immaginate. Non potevano essere semplicemente frutto di un'ispirazione artistica, ma solo l'opera del diavolo. Man mano che le indagini procedono, le prove sembrano condurre a un unico scriba. Ma chi era? Chi ha deciso di inserire questo demone enorme nel codice? E qual era il messaggio che voleva o volevano mandare? Qualunque siano state le loro intenzioni, la Bibbia del Diavolo ha generato una vera e propria ossessione. Austria, 1565. Il principe ereditario Rodolfo II aspetta di ricevere l'oroscopo reale che ha commissionato a un grande indovino, Michel de Notre-Dame, Nostradamus. Il noto veggente francese, farmacista e autore di almanacchi, ha preparato un grafico elaborato. In esso predice la morte del padre di Rodolfo e l'ascesa al trono del giovane sovrano, che diverrà imperatore del Sacro Romano Impero. Quando infine Rodolfo riceve l'oroscopo, le predizioni contribuiscono a far nascere in lui un'ossessione per l'occulto che lo accompagnerà per tutta la vita. La strategia funziona. Un abate porta il codice a Praga, offrendolo in dono al monarca. Il re ne rimane soggiogato, ingaggia degli esperti per farsi tradurre alcuni passaggi e si getta a capofitto sulle pagine più strane del libro, tra cui l'inquietante ritratto del diavolo. Rodolfo tiene il codice per sé. Una grande acquisizione per un grande leader. Ma presto la fortuna gli volterà le spalle. Incline alla malinconia fin dall'infanzia, l'imperatore diventa asociale, strano, paranoico e passa la maggior parte del tempo rinchiuso nel suo castello. Presto il suo regno piomba nel caos. Incapace di governare, Rodolfo perde i suoi sostenitori. La sua famiglia lo allontana dal trono. L'imperatore muore privo di ogni potere e scapolo, senza eredi a rivendicare il suo buon nome. Quello che un tempo era il suo regno cade in mani nemiche. L'esercito svedese saccheggia la biblioteca reale, confiscando quello che forse è il suo più straordinario manoscritto, il Codex Gigas. Secoli dopo, nella sezione manoscritti della Biblioteca Nazionale Svedese, è difficile immaginare un simile turbinio di eventi. La squadra di esperti sta restringendo la ricerca attorno al misterioso scriba della Bibbia del Diavolo. Hanno bisogno di maggiori dati per dimostrare o confutare che un monaco abbia operato da solo, ma più esaminano il codice, più non possono evitare di chiedersi com'è possibile che un singolo individuo sia responsabile di tutto questo e quanto tempo ha impiegato. Anche per un esperto di scritture antiche, calcolare la quantità di tempo necessaria per ultimare l'opera è complicato. Per prima cosa, Michael Gullick determinerà quanto tempo sia necessario a completare una sola riga.
Ma per farlo dovrà ricreare le condizioni del XIII secolo e riportare in vita l'arte degli scribi. Facendo scorrere la mano sulla pagina bianca, Michael riproduce il tipo di scrittura latina utilizzata nella Bibbia del Diavolo. La penna non può muoversi più velocemente di così sulla pergamena, tanto ora come 700 anni fa. Conoscendo il numero totale di righe e il tempo necessario per realizzarne una, calcoleremo quanto ci sia voluto per completare il lavoro. Michael ritiene che, lavorando ininterrottamente, uno scriba avrebbe potuto completare una riga in 20 secondi, una colonna in 30 minuti, una pagina in un'ora e per ultimare l'intero manoscritto, scrivendo giorno e notte, circa 5 anni. Ma c'è un fatto. I monaci avevano dei compiti rigorosi e ogni giorno dedicavano solo poche ore alla copiatura dei testi. Inoltre, quest'ultima era solo una parte dell'intero lavoro. Quindi, 5 anni di duro lavoro di copiatura, ma ce ne vogliono altrettanti per tracciare le righe, così immediatamente arriviamo a 10 anni. Inoltre, lo scriba doveva decorare le lettere iniziali e a volte per ognuna potevano essere necessari 2 o 3 giorni. Poi avrebbe dovuto correggere il testo e sarebbe dovuto andare in chiesa. Così, sommando tutti questi fattori, a mio avviso, la produzione del manoscritto deve aver richiesto un minimo di 25-30 anni. E ci sono altri fattori da considerare. Quello del copista nelle condizioni del XIII secolo era un lavoro davvero estenuante, il che in sé potrebbe essere un indizio. Nei monasteri medievali, ricopiare un testo sacro era una forma comune di penitenza, un lavoro faticoso e fisicamente logorante che permetteva allo scriba di purificare la sua anima. Secondo quella che è una credenza medievale, era possibile espiare i propri peccati copiando i testi sacri. Altri segni indicano che questo potrebbe essere il lavoro di un monaco con uno scopo preciso. Il contenuto del libro è molto insolito. Dai passi sacri, ai racconti, alle cure medicamentose, contiene una combinazione di testi mai riscontrata in nessun altro libro. Gli esperti notano l'importanza data alla cura del corpo e della mente e alla protezione dell'anima immortale. Dalle dimensioni ai contenuti, è un'opera straordinaria, assolutamente pazzesca. Non ci sono altri manoscritti come questo. Contiene una combinazione di testi unica al mondo. Il monaco voleva forse creare una guida per salvare se stesso? Una sezione in particolare rafforza l'ipotesi che il codice sia opera di una coscienza colpevole, un gruppo di invocazioni dette scongiuri, vicine parenti di un rito ben più noto, l'esorcismo. Il diavolo del Codex Gigas sembra pronto a balzare fuori dalla pagina. È una delle immagini medievali più potenti e il suo messaggio sopravvive ancora oggi. L'idea che non solo il demonio può saltarti addosso, ma che può entrarti dentro e impossessarsi del tuo corpo. E l'unico modo che hai per difenderti è cacciarlo nel nome di Dio attraverso l'esorcismo. Nessun'altra Bibbia contiene un ritratto del diavolo e degli scongiuri contro il demonio. Nel codice, invece, sono fianco a fianco. Lo scriba stava praticando una sorta di autoesorcismo? Gli esorcismi e gli scongiuri medievali erano spesso terrificanti e includevano costrizioni fisiche, preghiere febbrili e invocazioni ossessionanti. La vittima, con l'aiuto del sacerdote, lottava per la sua anima posseduta. Spesso le formule di scongiuro venivano usate come medicina preventiva per cacciare i demoni prima che prendessero il sopravvento. Per gli studiosi che cercano di identificare il vero autore del codice, un contenuto simile offre degli indizi preziosi. Codex Gigas, pagina 290, formule di scongiuro contro le malattie pericolose. Per praticare i rituali presenti nel codice, il sacerdote si chinava sul malato. Si faceva il segno della croce. E si rivolgeva direttamente al diavolo, pronunciando nomi latini di demoni. Declamava le storie della vita di Gesù, degli angeli e dei discepoli. Ordinava alla tentazione malvagia di lasciare l'afflitto servo di Dio.
pregava per la redenzione dei dannati. Oggi, l'analisi di queste formule di scongiuro sembra supportare la teoria di uno scriba solitario, un monaco desideroso di espiare i suoi peccati, creando il più ambizioso manoscritto del suo tempo. Ma la domanda rimane. Com'è possibile che esista un codice così stranamente privo di errori? Quale straordinario scriba lo ha realizzato? O si è trattato forse di un gruppo di copisti intenzionati a spacciarsi per una persona sola? La squadra non ha più molto tempo a disposizione e prende in esame altre prove forensi per svelare l'identità dell'autore della Bibbia del Diavolo. Praga. Dopo la caduta di Rodolfo II, le truppe svedesi invadono la città facendo razzia di oggetti preziosi. Fra questi, la Bibbia del Diavolo. I soldati caricano l'inestimabile manoscritto in una grande cassa e iniziano il viaggio di ritorno verso Stoccolma, lontana quasi 1500 chilometri. Alcuni, probabilmente, hanno sentito strane dicerie riguardo a una Bibbia maledetta, scritta dal diavolo in persona, ma i più non hanno idea di quale libro viaggi accanto a loro. Gli ufficiali progettano di presentare il codice al loro insolito sovrano, Cristina di Svezia, il re donna d'Europa. 22 anni prima, nel castello reale di Stoccolma, la nascita di una bambina porta con sé potenti profezie. Se la neonata supererà la notte, molti credono che l'attenderà un grande futuro. Ma un uomo è determinato a manovrare il suo destino, il padre di Cristina, re Gustavo II. Due dei suoi figli sono già morti e Cristina è la sua unica erede. Il re giura di trattare Cristina come fosse un maschio. La cresce, la veste e la istruisce come tale. La ragazza prende a cuore i desideri del padre. Quando sale al trono, presta giuramento non in qualità di regina, ma di re. Ora, mentre si prepara a presentarle la Bibbia del Diavolo, l'esercito spera che la sovrana gradisca lo strano oggetto. Cristina ordina che il codice venga sistemato nella libreria del castello. In un catalogo ufficiale figura per primo fra tutti i suoi manoscritti confiscati di maggior valore. Ma non rimarrà a lungo in suo possesso. Il destino del sovrano subisce un improvviso cambiamento, così come quello della Bibbia del Diavolo. In meno di un decennio, Cristina abdica e si converte improvvisamente al cattolicesimo, progettando di andare in esilio a Roma. Porta con sé i suoi beni più preziosi, tra cui molte Bibbie antiche. Ma, misteriosamente, lascia il Codex Gigas. Meno di 50 anni dopo, il codice viene quasi distrutto in un catastrofico incendio che colpisce il castello. 1697, Stoccolma. Venerdì 7 maggio. Nel castello reale, un corpo viene esposto nella camera ardente. Il re Carlo XI, recentemente deceduto. Senza alcun preavviso, nel castello divampa un terribile incendio. Stanza dopo stanza le fiamme si diffondono ovunque. Le spoglie immortali del re, gli oggetti di valore e i libri. L'incendio provoca una grande devastazione. Gli addetti al servizio di vigilanza del castello sono condannati alla tortura. Oggi gli studiosi sono alla ricerca di eventuali danni provocati dall'incendio del 1697. Questi, infatti, svelerebbero un antico mistero. Alcune pagine del codice presentano delle ombre simili a bruciature.
Cosa ne pensi? Qual è la causa? Difficile dirlo. Ma il fuoco lascerebbe altre prove. Dell'inchiostro sciolto, delle rilegature bruciate, dei bordi arricciati o rotti. Tutti indizi che non sono presenti. Le ombre, invece, sembrano seguire un particolare andamento. Appaiono solo nelle pagine vicine all'immagine di Satana. E in ciò, i superstiziosi vedono il segno della possessione diabolica. La cosa sorprendente quando si sfoglia il manoscritto è che questa pagina in cui è raffigurato il diavolo è più scura sui bordi. Michael Gullick crede di poter trovare una spiegazione logica per queste singolari macchie. Per prima cosa esamina i fogli che si sono staccati nel tempo. Al microscopio presentano un normale logorio, il che contribuisce a stabilire una linea di riferimento del danno. Su questa pagina ci sono molte macchie e molta sporcizia che si è andata accumulando nel corso dei secoli. È per questo che risulta sbiadita. Ma al paragone, la pagina del diavolo mostra delle macchie molto più scure. Ora Michael metterà a confronto le varie sezioni del codice con un foglio di pergamena moderna. Queste pagine, infatti, non sono fatte di fibre vegetali, ma di proteine animali. In molti libri medievali è utilizzato un materiale simile alla pergamena fatto di pelle di bovino, detto vellum, e alcuni studiosi ritengono che per la Bibbia del diavolo siano state usate ben 160 pelli di vitello. Le pelli erano fatte con ciò che avanzava dopo il consumo alimentare di un animale e in un monastero dove si mangiava molto agnello avanzava una grande quantità di pelli. Ma come spiegare le strane macchie presenti sul vellum? Potrebbero essere opera del misterioso autore? Nelle ombre attorno alla pagina del diavolo, i superstiziosi vedono qualcosa di più della casuale presenza di macchie, il segno della possessione diabolica. Clean. Ma Gullick crede di aver trovato la causa di questo scolorimento. Le insolite ombre non sono provocate da niente altro che dalla luce. Nel corso del tempo, l'esposizione ai raggi ultravioletti ha avuto un potente effetto sulle pelli animali, rendendole più scure. Questa è la prova di un potente fascino. Per quasi 800 anni, le persone hanno guardato, più di ogni altra pagina, quella del ritratto di Satana. E nel corso del tempo, questa continua esposizione ha rivelato qualcosa di molto più significativo di una possessione diabolica, la potente ed eterna attrazione che il diavolo esercita su di noi. Forse, dopo 8 secoli, il mistero del Codex Gigas, detto anche Bibbia del Diavolo, sta per essere rivelato. Nel tentativo di svelare l'identità dello scriba, l'equipe di studiosi si concentra su un'ultima pista. Raccogliendo tutti i dati, il paleografo Michael Gullick vuole provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'enorme opera è stata realizzata da una sola persona. Per farlo userà uno degli strumenti caratteristici del suo mestiere, un'analisi dettagliata della grafia attraverso una tecnica ben precisa, la grafologia. La grafologia si fonda su un semplice fatto: nessun campione di grafia è identico a un altro. Se il codice fosse opera di più monaci, questi avrebbero lasciato le loro tracce sulle sue pagine. La forma è la stessa. Sì, sì. Non ho mai visto nulla di simile. Esaminando la Bibbia del Diavolo, Michael Gullick e la bibliotecaria Anna Volodarsky cercano dei tratti distintivi: inclinazione, pressione, angolatura, spaziatura e stile. Ad un occhio esperto, la forma di un dettaglio ricorrente, come una lettera decorata, può dire moltissimo. È un risultato quasi disumano. Un libro così grande che nessuno è in grado di trasportare da solo. Perfetto, dall'inizio alla fine. Il più grande codice medievale mai realizzato, completato nel corso di decenni. E in nessun altro luogo sono stati ritrovati manoscritti realizzati da questo stesso scriba. La grafia di questo copista è molto caratteristica e sono certo che se la ritrovassimo in qualche altro manoscritto la riconosceremmo. Ma per quanto ne so, non è mai stata vista da nessun'altra parte.
Chi è stato capace di una tale impresa e cosa lo ha motivato? L'indagine non è ancora finita. Gli esperti cercano ulteriori elementi che possano finalmente svelare l'identità di questo super scriba. Al culmine della sua accurata analisi, l'equipe di ricercatori è giunta ad elaborare una potente teoria. La leggenda della Bibbia del Diavolo potrebbe essersi sviluppata sulla base di un colossale equivoco. L'esistenza da secoli di un'interpretazione errata fondata su una parola latina presente nel codice stesso, inclusus, ovvero rinchiuso. Il Codex Gigas, che in latino significa enorme libro, è il più grande manoscritto medievale esistente. Un tempo considerato l'ottava meraviglia del mondo, è alto quasi un metro e pesa circa 75 kg. Al suo interno, oltre alla Bibbia, sono raccolte storie antiche, cure medicamentose e formule magiche. E qui, forse, c'è la sua redenzione finale. Proprio di fronte a quella del diavolo c'è l'immagine del regno dei cieli. Il contrasto fra l'orrore e la beatitudine. Rappresentato qui c'è lo scontro finale. Il bene e il male schierati uno di fronte all'altro per l'eternità, nelle pagine del Codex Gigas. È la contrapposizione fra il diavolo da una parte e la città celeste dall'altra. L'umanità è chiamata a scegliere. E infine, esaminando una lista di nomi sul retro del codice, la squadra scopre una notazione postuma. Si legge chiaramente. Eccolo, Hermanus Monachus Inclusus. Sebbene il vero nome dello scriba non sarà mai accertato, questa annotazione chiarisce ogni dubbio. Herman Inclusus, ovvero Ermanno il recluso. Credo che con la nostra analisi abbiamo dimostrato che, al di là di ogni ragionevole dubbio, il codice è opera di una sola persona. Ciò significa che questo monaco aveva fatto una scelta, nel senso che aveva deciso di passare la sua esistenza in isolamento per portare a termine il lavoro di un'intera vita. Un monaco benedettino implora di essere rinchiuso nella sua cella vivo. Darà vita al più grande libro del suo tempo, che conterrà la Bibbia e tutto il sapere umano, e renderà onore al suo monastero per sempre. La Bibbia del Diavolo.